Oggi siamo qui su un torrente sconosciuto. Quindi ragazzi, saluto agli amici. Buonasera. Qui abbiamo il nostro amico, saluta. Ciao. E qua praticamente siamo venuti a fare un po' di crevicing oggi, venendo via dalla pianura padana con quel caldo afoso, perlomeno qui respiriamo, adesso andiamo di crevicing. E con un po' di metal, un po' di pazienza, un po' di fortuna. Qui abbiamo Alessandro che sta andando a cercare il topolino nascosto là sotto. Difficile lì, eh? Molto. Sì, c'è questo poi che rompe anche le balle, sarebbe da spostare eventualmente. Ho trovato un segnale. Sì. Speriamo che non sia a ferro. Poi troviamo qua il mitico Cristian. Vediamo cosa sta combinando lui. Stai spaccando con quel marmolino. Sì, c'è un buco qua. Ah, ok. C'è sotto di lì. Quello da togliere. Lui, no. Che è incastrato sopra questo, poi sì. Tra l'altro. Va bene. E io adesso invece voglio andarmi a ripulire quello che c'è dietro questa crepa. E poi eventualmente se troviamo qualche zona di riporto su per le sponde con un po' di argilla, magari andiamo a scavare anche quello. Per il momento, a dopo. Qui sono pezzi grossi, in caso dovessero esserci, e quindi possiamo anche andare veloci. Aspetta invece con le pannicine del Ticino. Oh là, cos'è il Ticino? Un granato. E che bel granato. Oh, andato. Direi Thank you.
Allora, l'Andrea ha appena fatto un test. È salito qui sopra, ci sono dei massi trattenuti dagli alberi, dice che roba vecchia, andiamo a fare un test sopra. Qui siamo proprio all'avventura, eh. Bisogna fare i numeri. Voilà. Qui qualcuno ha fatto qualche test, eh? Quindi qualcuno è passato. Però noi andiamo un po' più in alto. È un terreno un po' instabile, eh? Un po' tanto. Voilà. Non capire da dove è salito l'Andrea. Allora. Qua bisogna stare attenti, mi raccomando. Vedete quel sassolino lì? Vuol dire che se io metto un piede là mi stocco. Quindi si passa di qua. Non è un videogioco, eh. Si rischia di farsi male, quindi mai in giro a fare queste cose da soli. Sempre in compagnia e mai fare di più. Voilà. E mo? E andiamo. Adesso metto via il treppiede perché c'è da fare una piccola salita. Porca miseria! Ma cosa tocca fare per trovare un po' di oro, eh? Questa non è però solo ricerca, è anche ricerca dell'io interiore. Un po' di spina, ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a trovare l'Andrea. Questi sono massi levigati. Non sono caduti dalla montagna adesso, eh. Siamo almeno 10 metri sopra il livello del torrente. Vabbè, la telecamera vibra, ma ragazzi. Ma che roba! Il vecchio letto. Qua se spacchiamo sta pietra troviamo la roba di milioni di anni fa. Ma che roba, è tutto rosa, là già di meno, là sono proprio dei pezzi, ma questo è proprio roso, vedi? Sono 10 metri sopra il livello del fiume, anche di più. Andiamo. Per me tra un po' arriva il temporale, sì. Allora ce ne andiamo, ragazzi. Cosa fare quando sei in mezzo a un torrente e da temporale?
Attenzione perché non è una dash cam, è un treppiede questo. Metto i piedi qua perché qua... Sì, sì, lì te ne vai. Mani sempre giù. Urca. Qua ci sono le spine. Guarda. Brava, cosa lasciamo? Vabbè, dai. Quello è un numero che filmato. È finito filmato. Quello è finito. E infatti si scivola qua. Questo è la più piede. Porca, il numero hai fatto. Si scurisce.